La prosecuzione della gara, interrotta lo scorso 30 ottobre per infortunio all'arbitro Rizzello di Casarano, si giocava allora sul neutro di Pineto, sorride alla Recanatese che, forte del vantaggio per 1-0 segnato nel primo tempo, contiene la sfuriata iniziale del Castelnuovo per poi gelare i pochi presenti al comunale con la rete che chiude di fatto i conti. Sul sintetico di Castelnuovo si riprende a giocare dal secondo minuto della ripresa, con gli ospiti avanti grazie alla rete messa a segno da Minella al 18° della prima frazione di gioco. I padroni di casa, costretti a rimontare il gol di svantaggio, già dai primi minuti assediano l'area di rigore e protestano dopo appena un paio di minuti, quando D'Egidio, sul lato corto dell'area di rigore, viene messo giù, ma il direttore di gara fa proseguire. Spinge il Castelnuovo in tenuta bianca per l'occasione, che sfiora il gol del pareggio al 10° minuto. Bene l'asse di destra Morelli-Pulsoni, con quest'ultimo che trova all'indietro il rimorchio di Emili, il quale prende la mira, ma Urbietis, con un colpo di reni con la mano di richiamo, leva la sfera dall'incrocio dei pali. La Recanatese non ha certamente un atteggiamento rinunciato, ma quando la possibilità fa scorrere il cronometro forte del vantaggio. Leopardiani che comunque trovano il raddoppio al 20°. Sbaffo, lasciato troppo libero di pensare, la giocata trova con un bel traversone della tre quarti l'inserimento di Minella, che è sfuggito alla marcatura di Terrenzio, di testa infila alle spalle di Grace. Il Castelnuovo subisce psicologicamente il colpo, così il tecnico Di Fabio prova dalla panchina a rivitalizzare i suoi, ma impensierire sono ancora gli ospiti con Giampaolo. L'esterno offensivo, lasciato libero di avvicinarsi alla porta, fa partire un destro insidioso dalla distanza che Grace mette in corner. Dalla panchina il tecnico nero-verde le prova tutte, inserendo anche Caramara e Ludovici, passando a un offensivo 4-2-4, ma il Castelnuovo non riesce a trovare il bandolo della matassa, anzi è Raparo, prima del 40° dalla distanza, ad impegnare nuovamente il portiere israeliano, che deve rifugiarsi ancora una volta in calcio d'angolo. Dalla parte opposta il Castelnuovo a protestare per un calcio di rigore non assegnato. D'Egidio entra a contatto con un difensore in maglia nera, Maronne di Roma 1, interrompe il gioco per ammonire il numero 7. La panchina non trattiene le proteste, da farne le spese Corticchi espulso dal direttore di gara. Il centrocampista salterà la sfida contro il Fiuggi di domenica. L'ultima possibilità per riaprire il match, i bianchi di casa ce l'hanno sulla testa di Pulsoni, che da azione d'angolo schiaccia sopra la traversa al triplice fischio finale. Fa festa solo la Recanatese, che porta a casa un successo prezioso e avvicina la vetta della classifica, ora lontana solo due lunghezze. Si lecca le ferite il Castelnuovo, che ora contro il Fiuggi non può commettere ancora un passo falso se vuole mantenere vive le speranze di giocarsi qualche chance importante in questa stagione. Qualche disattenzione di troppo difensiva anche oggi è costato questo gol. Sì, era una partita difficile, una partita strana da affrontare, però ancora una volta una disattenzione difensiva. No, siamo partiti bene, abbiamo preparato la partita proprio per aggredirli, per cercare di tenerli su, e l'abbiamo fatto. Anzi, molto abilmente vorrei rivedere l'episodio su Stefano D'Egidio, che avesse dato il rigore lì cambiava completamente la partita. Però la squadra ci ha provato, e quello che avevo raccomandato è di essere molto attenti a non prendere gol, perché altrimenti sul 2-0 poi la partita sicuramente sarebbe stata ancora più difficile. Purtroppo hai ragione tu, un errore difensivo, perché 4 contro 1 abbiamo preso gol su un cross e niente, poi è diventato tutto più difficile. Però quello che ho visto, grande impegno, grande determinazione, no? Questa partita volevamo in qualche modo cercare di recuperarla, non ci siamo riusciti, però non cambia niente, andiamo avanti per la nostra strada sapendo che domenica abbiamo un'altra partita difficilissima e ci concentreremo su quella. Non era certamente facile, ma l'avevate detto, non veniamo a Castelnuovo a fare le barricate, continueremo a giocare come abbiamo fatto il primo tempo. Avete fatto così, è andata bene, avete trovato il gol e poi avete gestito nel migliore dei modi. Sì, ma sono le caratteristiche di questa mia squadra, noi vogliamo sempre giocare, è normale che quando c'è solo un tempo non è facile gestirlo, perché poi avevamo di fronte una buona squadra che aveva fatto 3 gol domenica al Notaresco, che sta in salute, però i ragazzi sono stati veramente bravi, stupendi, abbiamo avuto anche altre occasioni, abbiamo tirato 3-4 volte in porta, sono contento, sono molto contento.